Io confermo il giudizio assolutamente positivo che ho già dato ieri, perché tutte le critiche, anche oggi i giornali, insomma, parliamoci chiaro, noi abbiamo passato mesi, un anno, la polemica anche da parte, per esempio, di Forza Italia, che era assolutamente contrario alla revoca, si stracciava le vesti rispetto all'ipotesi di revoca. Oggi si stracciano le vesti perché dicono, come siccome anche i giornali, che in realtà appunto non c'è stata la revoca. E dobbiamo guardare al merito della questione. Il merito della questione che cosa dice? Dice che comunque ci sarà già dal 27 luglio, a proposito dei dubbi, se poi Benetton uscirà la progressiva uscita del Benetton da Autostrade. Vi sono, diciamo, indubbiamente l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti, vi è la rinuncia a tutti i contenziosi, perché vorrei ricordare che noi ci troviamo di fronte già ad un bel pacchetto, diciamo, di contenziosi. Vi è, diciamo, anche per esempio il contenzioso e l'opposizione che era stata fatta alla riscrittura dell'articolo 35 del milleproroghe, il rafforzamento del sistema dei controlli a carico appunto di quello Forse che è ha toccato il rimasto, quindi microfono, quello stai attenta perché sennò non sì, la a sentiamo. Sì. carico dei concessionari e la rinuncia appunto a tutti i giudizi. Certo. Quindi Senta, noi lei, dobbiamo però entrare nel le merito, posso... come in tutte le transazioni bisogna valutare nel merito. Poi certo che vi Assolutamente. sono gli aspetti, diciamo, anche dell'accordo politico, dei problemi della maggioranza, ma da questo punto di vista io credo, insomma, che sia fatto davvero l'interesse dei cittadini. E questo, stiamo parlando di questa concessione, ma anche di tutto il sistema concessioni autostradali, su cui io nel passato ho presentato varie interrogazioni, che sono concessioni miliardarie. E Io secondo vorrei lei adesso ci ricordare. si metteranno le mani? Io penso, questa per quanto ci riguarda, l'EU è una delle richieste che facciamo da molto tempo, perché quando parlo di concessioni miliardarie, qui stiamo parlando, insomma, di un costo a carico tra l'altro dei cittadini molto molto elevato. Io sono di origine abruzzese, tutti, diciamo, chi conosce quell'autostrada sa quanto sia cara e quanto costi ai pendolari e ai cittadini, e a fronte di, come si è visto nella vicenda, ahimè, di Aspi, a fronte appunto di pochissima manutenzione, pochissima di controllo. Quindi il vantaggio per lo Stato e per i cittadini qual è? È quello appunto innanzitutto di aver su questo, almeno su questa vicenda, di aver fatto in modo assolutamente che l'interesse pubblico e quindi il sistema dei controlli e intervenire per i pedaggi, quindi una presenza dello Stato che si riappropri di un bene suo. Quindi questo Vedremo è il però se sarà punto. davvero così. L'ovvio. Diciamo che per il momento è solo una dichiarazione di intenti, nessuno ha ancora parlato di riduzioni di pedaggi da nessuna parte, né di niente. Su questo vedrete, insomma, che sarà una delle questioni fondamentali che si affronterà, è evidente a tutti, perché stiamo parlando. Quindi l'interesse pubblico è No, dall'altra, questo sarebbe interessante perché poi insomma tutta questa vicenda, ovviamente al di la. là del fatto della punizione, fra virgolette, per quello che è successo, poi dovrebbe avere anche una ricaduta per l'interesse pubblico.